Eder. Mech. Pallister. Il giorno di Natale in Francia è stato segnato da una terribile tragedia familiare. Una donna e i suoi quattro figli sono stati trovati morti in un appartamento a Meudon, nella periferia est di Parigi, intorno alle 21 di sera. Secondo i media francesi, le vittime sono state uccise a coltellate. Il padre dei bambini, un 33enne già noto alla polizia, è stato arrestato a Sevran. I bimbi avevano 9 mesi, 4, 7 e 10 anni, mentre la madre aveva 35 anni. La polizia è intervenuta dopo che una vicina, che stava aspettando la famiglia per la cena di Natale, ha dato l'allarme non avendo più notizie dalla madre di famiglia. Quando gli agenti sono arrivati, l'appartamento non mostrava segni di effrazione e il padre era assente. Secondo quanto riferisce il quotidiano RMC, l'uomo soffrirebbe di disturbi psichiatrici ed era già noto alle forze dell'ordine per un caso di violenza domestica nel 2019. Quando aveva aggredito la moglie con un coltello, il pubblico ministero di Meudon, Jean-Baptiste Bladier, ha confermato il ritrovamento dei 5 corpi senza vita e ha aperto un'indagine per omicidio premeditato. Affidata alla polizia giudiziaria di Versailles, inoltre, ha annunciato una conferenza stampa per fornire ulteriori informazioni sul caso. Purtroppo, questo è solo l'ultimo di una serie di infanticidi multipli commessi da padri nell'area parigina negli ultimi 3 mesi. Alla fine di novembre, un uomo di 41 anni si è presentato in una stazione di polizia per confessare l'omicidio delle sue 3 figlie, di età compresa tra 4 e 11 anni, ad Alfortville, nella Valle della Marna. Un mese prima, un gendarme aveva ucciso le sue 3 figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vemars, nella Valle dell'Oise. Questi atti di violenza familiare sono sconvolgenti e devono essere fermati. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!